Buongiorno a tutti gli amici del canale Funghi e Natura. Oggi siamo verso la fine di agosto e facciamo una trasferta in Valle d'Aosta. Allora, siamo qui con Lian, è grande. Ci stiamo Sempre facendo il mazzo, ci stiamo un culo ammazzando. nero, guardate, Sì. perché per trovare due funghi, però finalmente qui 1600, dai, Ian, scendendo giù. Ma è veggio. Mamma, sembra pure bello, dai. Sì, non è giovanissimo, però. Boh, lì ragazzi, che spettacolo. Oh, dai. Dai, ho un fungo decente. Ci sembra Vabbè, dai, ok. ottimo. Allora, finalmente qui alla quota di esattamente 1740 metri, fungo bello, veramente bello, di erba, di nascita. Mettiamo via il telefono, ok. E il fungo è qua, eccolo qua. Guardate che bello, fantastico. Ragazzi, spettacolo. Allora, un altro bel pezzo qui in mezzo ai rododendri, sempre a una quota superiore ai 1700 metri. Rari, rari, ma ragazzi, guardate che spettacolo di fungo. Che spettacolo. Che bello. Non ci lamentiamo. Dai, andiamo a prendere quello che ho visto da poco. Mamma! Qui non vale, io mi Non metto a vale, vieni. Allora, raccogliere i funghi e tu vieni un attorno a cappellone, vieni, il rubarmeli. cappellone l'hai già preso, fammelo vedere, eccolo lì. Ecco. Guarda, questo l'ha preso Ian. E mentre raccoglievo questo, lui mi viene. Questo l'ho visto da un chilometro, due ce n'è, bello, Sì, dai. questo l'ho visto già la sorte io. Allora, spero per te che uno sia un Phalleus. Oh, scusa che ti ho perso l'inquadratura. Va bene. Mi faccio uno, tre, guarda, eccolo qua. Bello questo. Anche il padellone è Vai, fai bellissimo. l'inquadratura da sopra, vai. Ah, mamma che padella. E beh, dai, è bello sano, che pare. Bravo, bravo. Uno. Ma quanta fatica Marco oggi? Quanta Un po' di fatica. fatica. Siamo dei muri umani, siamo. Siamo. A questo c'ho il gambetto che va giù. Eccolo qua. Due. No! I miei funghi, cavolo, la cesta. Io, boh, siamo in postazioni molto difficili. Allora, andiamo a prendere. Vai, vai. Colpetto, mentre chiudiamo i buchi, perché mi hanno sgridato su YouTube che non chiudo i buchi. Ci fanno il mazzo, eh. Chiudiamo i buchi, bene. Ok, dai, pare che non ce ne sia più. No.
Dai, questa famiglia è finita sfortunatamente. Vabbè, dai, diamo un'occhiata in giro qua, dai, ok. Vediamo. Allora, siamo partiti da P e siamo arrivati a B. Insomma, abbiamo fatto 8 km di strada, però poi ci siamo, guarda, qui ci siamo veramente un po' aggiustati perché un po' di botta di fortuna. Questo di fianco no, perché, ma questo, questo sì, eh. Ah, che gambo! Rank. Che gambo! Fungo di nascita di un colore strano, quasi arancione, guardate un po'. Sì. Ancora due bei bocciotti di nascita, belli questi piani fantastici. Di diabete, qualche larice, ma guardate che spettacolo. Guardate che belli. Uno, due, questa, aia. Questo proprio bello. Ho appena messo via i funghi e ce n'era uno che voleva fare il furbetto, ma l'ho beccato, ragazzi, l'ho beccato, guardatelo un po' qua, mamma mia, volevi nasconderti, ma t'ho cuccato, eccolo, fantastico, vediamo il buco. Altro fungo dal colore veramente strano, un patito forse l'arsura, non è più piovuto poco, qui è il mio amico che mi chiama, vediamo un po' più. Ian, dimmi. Allora, io ho già passato il sentiero. Aspetta, dimmi, sei? Sono già lì a Ruscelletti, ho passato il sentiero. Sì, anch'io ho passato il sentiero, dall'altra parte c'è un bocciottino, lo raccolgo. Hai guardato dall'altra del sentiero? Del sentiero c'è il ruscello. Sì, io ne ho trovati due bocci, uno fantastico. Ah, bene. E ti dico, ho il telefono 10% io. Ci sentiamo dopo tra un 10 minuti, ti chiamo, dai, ciao. Va bene. Allora, che meno male che qua prende il telefono e raccogliamolo, dai. Guardate un po', è colore stranissimo. Sono quei funghetti che nascono veramente nel secco. Allora, era spato mezz'ora lì a tirar fuori quel fungo. E non hai visto quello lì? Sono proprio un gnorri, sono. Ma benissimo, che gnuco! Vabbè, dai, te lo frego perché ti ho fatto raccogliere tanti funghi sto mese, che la metà, dai, è brutto anche. Tutto mangiò, guarda che brutto che è, dai. E questo è da vecchietti come me, va bene. E va bene, dai, ultimi pezzi qua scendendo intorno ai 1500 metri. Ne ho trovati due lassù sul torrente, stiamo scendendo ai bordi del torrente, io mi sono allargato e c'è questo un po' passato, ma lo prendiamo, dai, va bene. E mi vuoi dire che gli ho dato un calcio, ho rotto quel fungo lì sul sentiero. E già, guarda cosa mi combini. Ma porca, dopo che guardavo questo, guarda. Lo vedo. Questo qui... Boh, qua in mezzo alle betulle. Vabbè, ci sono anche gli abeti, Un po' patito. Sembra quasi un estivo, sembra. Lo sarà? Edulis. È bello, guarda che bello. Un bel Edulis.
Allora, siamo sul sentiero, direi. Sentiero. Ma dai. Tanto sentiero questo. Ma veramente, dai. Ecco. Aspetta che vedo di non ammazzarmi qua perché è difficoltoso. Allora. E se guardate. Attimo. Dove siamo? Arriva. Posto, direi, abbastanza impervio perché di sotto si va giù nel torrente. Oh signor, che fungo! Eccolo qua. Mamma. Dai, vediamo di raccoglierlo. Oh, vabbè. Fiore. Fiorello. Giralo. Bello. Dai, chi riconosce sti paletti si guadagna il posto. Esatto.